Lorenzo Sospiri, Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, a fine settembre sono scattate le verifiche sul percorso che porterà alla creazione della nuova città di Pescara. Che esito hanno dato? A che punto siamo dell'iter? Intanto voi siete stati un po' testimoni del lavoro che si è fatto in questi mesi. A me non risulta che negli anni precedenti, anni, tanti anni precedenti a questi mesi, si fosse fatto l'1% di quello che si è fatto in pochi mesi e che è stato racchiuso in dei tomi che sono stati inviati in cui è stato dimostrato il lavoro fatto sin qui e gli obiettivi che gli uffici del Consiglio e della Giunta, né io né Marsiglio che ne abbiamo semplicemente preso atto, il Presidente Marsiglio ha promulgato un suo decreto, sono stati raggiunti tutti gli step che nella prima parte della nuova legge dell'istituzione del nuovo comune di Pescara erano previsti. Quindi come io avevo previsto, nell'aver voluto riformare questa legge, il principio dell'alleanza tra i comuni e del patto tra loro, le comunità amministrate e la regione, il quale patto era facciamo le cose per bene nel tempo giusto, ma guardate che si devono fare. Altrimenti le farà qualcuno per voi. Ha portato degli esiti sperati perché nei tomi che sono stati consegnati è stato dimostrato come sono, sono stati avviati eh, almeno tre servizi principali in comunità, anzi, forse più di tre, come sono stati avviati gli studi di fattibilità per farne altri tre, è stato approvato anche, senza, anche con polemiche. Ma questo avviene sempre durante un dibattito così importante eh, il nuovo statuto e mi pare che vi sia ormai nel dibattito pubblico la piena consapevolezza che questo nuovo comune, importante comune che sorgerà, intanto sorgerà. Non ci sono più forme dilatorie e sorgerà avendo messo quanto più cose in ordine per offrire servizi efficienti ai cittadini. Citava lei poco fa le polemiche che ci sono state in fase di approvazione dello Statuto. Secondo lei a che spettacolo abbiamo assistito? Polemiche fisiologiche nell'ambito di un percorso di questo tipo o ulteriore dimostrazione dei malumori che si registrano? Ma a un dibattito costituente eh, di un esperimento eh, politico che non ha precedenti neanche in negativo nella storia repubblicana. Ora. È anche normale che i rappresentanti eletti democraticamente delle città di Spoltore e Montesilvano abbiano voluto affermare che si tratta, come giusto che sia, di una fusione e non di un'annessione. Ora io sono contrario ad alcune eh, delle scelte che diciamo facendo valere eh, squisitamente l'elemento numerico maggioritario del numero di eletti di pescare e Montesilvano sono state fatte. Io sono favorevole per esempio all'istituzione delle circoscrizioni in un numero considerevole e vista anche la gratuità dell'impegno, tutto ciò che è partecipazione democratica, io la vedo come una cosa positiva e non una cosa negativa. Quindi altra cosa è se immaginiamo tramite le circoscrizioni non di agevolare e di rendere ancor più vicino il comune ai cittadini con dei servizi di base immediati, penso a una manutenzione generale immediata, penso all'anagrafe, penso al SUAP, penso alla protezione civile via così, ma di, di ricreare dei piccoli comuni, perché noi non stiamo facendo un'operazione di retroguardia, non stiamo facendo un'operazione di avanguardia, noi stiamo costituendo una città leader sulla costa adriatica, leader del Medio Adriatico che tende a confrontarsi con le più importanti città italiane e sull'Adriatico, da Trieste a Bari, ci sarà questo nuovo grande soggetto che porterà beneficio a tutti. Ora che vi sia qualche polemica nella fase finale sarà poi assorbito nel dibattito dei pochi anni che restano all'indizione delle elezioni nuove del nuovo comune. L'iter adesso prosegue, i prossimi step quali sono? Eh, ulteriori conferme sugli obiettivi da raggiungere, che sono eh, altri servizi da mettere in comune fino al completamento, alla relazione di fine fusione che deve appunto eh, rappresentare il completamento della fusione dei servizi a domanda individuale, non solo che i comuni devono mettere insieme. Faccio sempre presente che ci sono degli step annuali e se per ogni anno non vengono rispettati subentrano i commissari della Regione Abruzzo, ma ormai è chiaro che siamo in discesa verso l'istituzione del nuovo comune, è un fatto ormai acclarato anche dai pochi detrattori che ci sono ancora e credo che anche i cittadini ormai abbiano preso atto che ci sarà questo nuovo soggetto amministrativo. Tracciando un bilancio parziale, tutto ciò a cui abbiamo assistito ci dice che la legge regionale da lei voluta, finalizzata ad incalzare i comuni, era l'unica strada percorribile. Eh, purtroppo, o oh, per fortuna nel mio caso, purtroppo per chi non ne era convinto, eh, questo è un dato di fatto: si è fatto più in sei mesi che in dieci anni ed era evidente che se non avessimo posto i comuni di fronte a delle scadenze che non potevano essere rinviate, il dibattito pubblico avrebbe sempre trovato un po' a torto e anche un po' a ragione, però delle priorità del momento che venivano sempre prima di iniziare a lavorare seriamente sulla nuova Pescara. È anche vero, e diciamocelo ad onore del vero, che consiglieri, assessori e sindaci dei comuni di Pescara Montesilvane e Spoltore si trovano ad affrontare ogni giorno tantissime emergenze con pochissime eh, risorse e oggi i comuni sono eh, il vero volto dello Stato, cioè quando un cittadino ha un bisogno di qualsiasi natura, eh, in molti casi che dalle esula dalle competenze del comune comunque si rivolge al sindaco. Quindi comprendiamoli, non è che stanno senza fare nulla, a volte non hanno neanche il tempo di pensare tutte le cose che devono fare, per quante ne hanno da fare. Altro argomento di scontro è stato il nome che la nuova città dovrà avere, ci sono novità in tal senso? Ma non ci deve essere una novità, ci deve essere un ragionamento sereno. Eh, il comune di Pescara è il frutto della fusione di due comuni, appunto Pescara e Castellammare Adriatico in quel caso è prevalso il nome che aveva il maggior radicamento identitario. E come dice la storia e come dice la legge regionale che non può essere bypassata, ci sarà il comune di Pescara, anche perché Nuova Pescara è molto meno bello da dire e da ascoltare di Pescara. Non a caso, a 100 anni, dal 1927, nel 2027, sorgerà di nuovo. Pescara.